Questa settimana al Pala Trento si lavora in vista dei playoff per il quinto posto contro Latina con Pippo Lanza. Pippo, è meglio ripartire subito dopo una delusione come quella dell'eliminazione ai quarti finali, allenarsi subito, liberare la mente? Ma sicuramente in palestra bisogna ritrovare le forze. Dopo le sconfitte che abbiamo subito con Modena, il morale è sotto le scarpe. Proviamo a venire fuori un po' col fisico, un po' con la tecnica, un po' anche con il numero di ore che siamo in palestra, per cercare di migliorare nel nostro futuro. Ci avremo un sacco di partite da fare e la cosa migliore che possiamo fare è archiviare queste gare, farne comunque tesoro, perché delle partite così non vanno sbagliate. Noi abbiamo peccato di grande gioventù e di grande non consapevolezza, insomma, di questi playoff. Adesso sicuramente ci sono altre due partite che possono riportarci un po' il sorriso, diciamo, per farci finire questa stagione che, essendo stata molto difficile, soprattutto dal girone di ritorno in poi, per noi, per la società, per chiunque, insomma, ci continui a seguire, è piacevole ritrovare la forza e portare a casa queste due gare. Speriamo che Macerata faccia il loro dovere, così sappiamo tutti cosa ci aspetta, e sarà sicuramente una bella esperienza anche quella. Proprio parlando di gara 4, Jack Sintini ha detto che comunque è stata un'esperienza molto utile, soprattutto per voi giocatori giovani, perché giocare in un Palapanini così e comunque tenere testa a Modena sino alla fine vi può aiutare anche per il futuro. Sì, a differenza di tante ricriminazioni che sono state fatte, secondo me l'approccio alla partita è stato quello di una squadra che voleva dimostrare tutto e soprattutto di dimenticare quella gara, la prima gara che abbiamo fatto qui al Trento. Loro ci hanno messo in difficoltà perché sono una squadra ottima, si sono preparati, attrezzati per metterci in difficoltà. Noi abbiamo reagito, abbiamo saputo reagire davanti a tutte quelle persone che sono venute a vedere, siamo riusciti a metterli sotto e avevamo in pugno anche quel quarto set. Vuoi un po' la sfortuna, vuoi un po' anche il fattore magari decisivo del voler chiudere la gara, è andata così, sappiamo com'è andata e ne prendiamo atto. Ormai riguardare il passato non serve a nulla, ma guardare il futuro, che sicuramente può migliorare. Guardiamo allora al futuro, quello immediato, la sfida a Latina. Che partita ti aspetti da tutti i punti di vista, tenendo conto anche che forse è anche il girone dei delusi questo? Sì, è sicuramente una partita che vince chi riesce a rialzarsi prima, perché loro vengono da una sconfitta della Challenge, vengono da un campionato dove non si sono espressi benissimo. Noi veniamo da una delusione enorme, perché era un nostro grandissimo obiettivo quello di arrivare in semifinale, quindi verrà fuori, è come la conquista del terzo posto, il giorno dopo la semifinale, quando sai di non essere passato, devi comunque lottare per una finale del terzo posto, e questo per noi può essere il nostro terzo posto.